Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Tutti a Tavola con Laura. Oggi prepariamo una pasta e la condiremo con questo ottimo sughetto velocissimo con i booster che piacerà praticamente a tutti e seguite fino in fondo il video e la ricetta perché vi darò anche qualche variante e se anche voi avete qualche suggerimento da darmi scrivetelo nei commenti. E adesso mettiamoci ai fornelli e vi faccio vedere come l'ho preparato. Partiamo con la nostra ricetta. Ho messo nella pentola dell'olio con il butto della cipolla che mi piace perché è bello dolcino e nel frattempo ho messo anche l'acqua della pasta a bollire perché il sugo sarà pronto quando la pasta sarà pronta. Velocissimo! Ho tagliato il booster a rotelle di questo spessore e adesso li aggiungo al nostro sughetto. Li facciamo soffriggere per un paio di minuti finché si doreranno leggermente e diventeranno un pochettino gonfi. I nostri booster hanno preso colore e si sono gonfiati, adesso aggiungiamo la passata di pomodoro. In alternativa alla versione rossa col pomodoro, possiamo farla bianca semplicemente aggiungendo della panna. Sono passati un paio di minuti, saliamo. Tocco finale, un pochino di origano. E il nostro sugo fra un paio di minuti sarà praticamente pronto. Il sugo saltella è pronto, adesso scolo la pasta, faccio saltare un po' in padella insieme al sugo e impiatto. Se non utilizziamo tutto il sugo in giornata, possiamo metterlo in una vaschetta e conservarlo in frigorifero per 3 o 4 giorni. Questo è il sugo preferito della mia amica Daniela e quindi lo porterò a lei. Eccola qui la nostra semplicissima pasta con il sugo e il booster. Io l'ho completata aggiungendo semplicemente dell'origano, però per arricchirla potete mettere o dei peperoni o aggiungere anche delle olive. Vi è piaciuta la mia ricetta e il video? Gli ingredienti li trovate sempre sotto nella descrizione, insieme alle dosi e alle quantità. E adesso, tutti a tavola con Laura!